Il gasometro nei pressi di Acne è uno dei landmark di questa zona dell'East End. Per una strana ragione, perché i confini serpeggiano. Io mi trovo ad Acne mentre il gasometro si trova a Tower Hamlets. È di fronte dove ci sono quelle costruzioni basse. Lì c'è l'ingresso per la più grande, importante discoteca dell'East End, ma è uno spazio musicale dove fanno moltissimi concerti dal vivo. In estate organizzano pure dei festival dove si beve birra, insomma sono organizzati in una maniera molto interessante, fanno delle iniziative molto, molto interessanti. Se mi fa troppo vedere il canale è veramente trafficatissimo la sera, la mattina, qualsiasi ora. Quelli che vedete di fronte a me sono degli uffici praticamente dei containers, infatti si chiama, vedete, container villa. Dovevo restare a casa perché avevo deciso di riposarmi, però la giornata è bella, allora una passeggiata ci sta. E probabilmente seguendo il canale arriverò dalle parti di Haggerston e poi vengo su e scendo verso Shoreditch. Yeah, claro. C'erano diverse cose da fare, però tutte da un punto all'altro della città, che mi avrebbero richiesto lunghi spostamenti con i mezzi, e oggi è proprio la giornata invece di andare a piedi e di godersi la città, il clima. Qua ci sono le barche in stallo. Ieri qua c'è stato il mercato settimanale, quello di Broadway Market, e queste barche normalmente sono delle attività commerciali e vendono prodotti vari o offrono servizi vari, soprattutto sono negozi di abbigliamento, accessorio, libri e poi caffetterie, soprattutto caffetterie. Siamo dalle parti di Broadway Market, non so se continuare sul canale perché veramente c'è un traffico di biciclette. Poco fa, adesso non sta passando quasi più nessuno, ma poco fa veramente dovevo star ferma per lasciare al traffico che scorresse, per non parlare poi di tutti quelli, guardate pure su strada, sulla strada sono pure tutti sulle due ruote, o che corrono in continuazione. Come fanno, dove trovano le energie, non lo so. Vi aggiorno sulla mia prossima destinazione, per il momento la fermo qua la trasmissione perché devo decidere se prendere una strada o un'altra.